Questa è la fagneria per bambini. Fagneria per bambini, c'è sicurezza. Di tutta i dispositivi tagliati con elementi tagliati con laser, protezione di sviluppo, taglio laser. La mia ritubica tu lo puoi usare due lavorazioni per te contro terzi. Questa volta che riescono a questa ditta. Dice la Franchi Laser, Proserpio, riesce anche a tagliare il cartone senza bruciacchiarlo, il metallo, il granito, e fa delle cose veramente di notevole rilievo. C'è anche il granito in 3D, dove fa vedere anche la Sistina e stereoscopia, anaglifo, e per adesso stanno facendo anche i musei di Firenze, facendo vedere. Il sistema di mise con tanti piccoli aghetti sono significanti, lo schema di testa dei muscolari stessa spostatezza. Invece i cuscini di ciliegia che sono secchi. E anche lei con lo stand? Come? Anche lei? No, sono così, estemporaneamente, è la programmazione del tempo. Non ha uno stand? Non ancora, grazie. Grazie. La cromoterapia perché col colore rilassa, ho capito. Ah, cambia colore, ho capito. Cambia 8 colori. Ah, capito. Allora, questi qui sono sia per aromaterapia sia cromoterapia. E cambia 8 colori, e questo cambiamento cosa comporta in realtà? Cioè cosa fa? Beh, il cambiamento è proprio per gli occhi. Per gli occhi, quindi fa bene agli occhi per cambiare colori, oppure anche capito. L'umore, perché metterlo un po' fisso è energizzante, metterlo un blu è un rilassante. Ho capito. E 40 euro, ho capito. Parto da 40 euro. Bello. Bella trovata anche questa. Profumano tutto l'ambiente, Ho capito. Ha senso, capito.
Ah, questo assorbe e poi diffonde nell'ambiente, sì. Capito? È una bella trovata. Questa macchina ha due obiettivi, così se non funziona uno funziona l'altro. Dai, qualche volta viene in stereoscopia, se non riesce, se non sa come si fa. Arrivederci. Il fatto che sia memorizzabile, cosa succede? Il fatto che il cuscino sia a memoria, cosa comporta? Se è andata meglio le forme del nostro corpo, della nostra testa, se non sia cuscino a materasso, in caso di materasso leva molto le compressioni sulle fasce muscolari. Ah, capito. È una bella... riposo. Ah, capito, bene. Mi l'ha trovato anche quella. Sono tutti studiati dalla NASA 40 anni fa. Ah, capito. Come il Teflon. Ho capito. Grazie. Questo è naturale. Sì. Bene, grazie. E questi sistemi qui cosa fate? Potete rendere più o meno elastico il sistema? Ho capito, e quindi le regolo con quello, ho capito. Una bella idea anche questa. Questo è il mici presepe, con la sedia a 9 vetrate. Iniziale, griglio radice e pilarini mezzorati. Due con decorazioni con elementi di frutta tagliata. Cosa sono questi qui per la cucina? Cosa sarebbero? Pentole. Ah, pentole? Sì. E perché questa forma? E perché questa forma così? Si mette tutto dentro il frutto, si mette scoperto e va da solo. Mi perdono, ma perché questa forma bislunga così, anziché essere una forma tradizionale? Perché non è un coperchio? No, ma è una pentola origini Marocco. Non ho capito, ma sì, avrà una. Se è una forma così avrà anche una funzione, presumo. Cioè... No, è una forma che le verdure devono essere così come a forma di conno, una pentola tradizionale. E quindi le metti a crude le metti tutto a crudo dentro, tutto sistemato, non deve mai mescolare. Metti il coperchio e il gas bassissimo. E poi senza condimenti. Senza olio, senza acqua. Ho capito, meraviglioso. Che verdure si mette dentro, ad esempio? Tutti i verdure che piacciono. Anche finocchi, tutto. Meraviglioso. E qui in Italia le vendete quelle lì? Le vendete qui in Italia di quel tipo lì? Cioè si vendono qua in Italia? Cioè, no, quel tipo lì, non ai italiani. Perché è un altro tipo di terracotta. Ah, ho capito. Però in cucina non dovreste promuoverlo in qualche programma televisivo della Clerici. Ci sono, ah, capito. Questa pentola. Ho capito. Ah, c'è come su internet? Sempre. Capito. Una bella trovata. Grazie. Questo qui è anche portiere antivento, antiodore. Pazzesco. Luce essenze. Tante piccole soluzioni molto intelligenti. Carcadè. Tutti i vari essenze. Questo sono fatti anche in cioccolato? Certo, signora, tutto cioccolato di nostra produzione. Complimenti. Grazie mille. Genialità. Possono fare i regali di Natale, si vuole fare dei regali. Capito. Complimenti alla vostra professionalità. Tutto fatto in
il cioccolato, eh? Di questi pad. E la pasticceria vecchia Brianza.it. Per caso quelli sono fatti dal bastone, quelli sì, 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 allo stesso tono del bastone almeno. Capito, capito, bello. È una bella trovata anche questa. E cosa ci mettono? Il filo? Oppure? Sì, sì, per lavorare poi al tombolo. Ah, per il tombolo. Per il tombolo, sono disegni per il tombolo. Ah, ho capito, capito. Pensavo che fosse uno che si divertiva così a... No, 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 a far disegni. Assolutamente. Ora tutta Cantù compra la vostra roba, capito? Adesso mi pare che non vedrate, no? Ci sono dei... un po' di spettacolo. Compro tutto di Cantù a Fuselli, invece a Burano è ad Ago, proprio che è tutto costruito con l'ago. Ah, è il vero tombolo, mica qui a Fuselli, cioè con sì, quella roba lì. Questo. E questo è il vero tombolo, è non il vero tombolo è questo. Appunto. Non quello di Burano. Non ci vado più. Straccio il biglietto. Ve la trovate. Ok. Per questo tipo di modo fotovoltaico usare gli impianti fotovoltaici della Coppo. Fate cacciare il coperto. Mesi appesi alle pareti sono usati da soli come razzi, ma senza ragazzi, ma anche come riempitivo di queste poltrone simili a quelle del Fantozzi. È una bella trovata. È un nuovo tipo di sedia che quando è piegata è particolarmente. €260. Quindi, ah, capite, bello. Praticamente poco ingombrante, e c'è qua dietro qualche famoso architetto oppure un designer oppure cosa che avete fatto voi così, cioè c'è, capito. È bello anche per esempio questo orologio qua, è anche bello. Complimenti, anche quello è bello. Complimenti. Questo cazzo di uno li pensa tutti, per il pensiero di salami, no? Ah. tutte le varie essenze, agricoltura biologica, aromi naturali. Quindi cos'è questo filtro a pallina? Cosa sarebbe? Ah, per mettere dentro le essenze. Cos'è? Per profumanti? Cosa serve? Essenzialmente. Tutte aromatizzate, profumate oppure. Ah, anche okay, capito, capito. E questa invece cos'è questa? Queste sono piantine finte. Ah, capito, quindi non. Sono di decorazione. Capito. Bene, adesso tutto, grazie. Anche io abbiamo tanta creatività nell'attuare delle tanti composizioni in cioccolato. Gancio 7, qual è il gancio? Poi il pinta, qui ci sono i canederli. Pane, c'è lo strudel molto buono, c'è lo strudel, il pane con noci,
e facciamo allora, anche i famosi nocciole. Permacultura, vari varietà di resistenza di orti, un po' curioso, mi qui ispirate le erbe aromatiche, realizzate con diversi materiali come il pietro, il silicio, aromatica, è una struttura che spesso quasi in permacultura in quanto in uno spazio ridotto ed alcuni dei principi di risoluzione progetto. L'ho detto, cultura zonale. Non ci sono nessuna citazione di adobili promuovono come l'ambiente di un uomo intero sulla cura della terra se tramite le zone di consumo di zone di eccesso sui principi di progettazione permette la conservazione di ecosistemi produttivi la stabilità della stabilità e flessibilità ecosistemica.